Perdonatemi se ho usato in una maniera impropria l'espressione braccio di leva, che sia molto chiaro cosa è l'espressione corretta di braccio di leva e cosa io ho fatto. Ci sono due modi di fare il calcolo del modulo del momento crocente. Guardo, sto pensando al contesto del pendolo semplice, ok? Come ho fatto io, che mi viene naturale, perché ragiono da fisico e per me un momento crocente è un prodotto vettore. Un momento crocente è un prodotto vettore. Quindi io ho chiaro che ho un punto di applicazione, ho un'origine rispetto alla quale io sto calcolando il momento crocente, ho il vettore che va dal punto, dall'origine al punto di applicazione, e qua ho la forza e mi chiedo quanta parte di questa forza è utile a fare un momento crocente. La parte che è utile è la parte storta. Io ragiono così, mi viene istintivo. Ed è quello che ho fatto. La parte della forza peso che è utile è mg seno di teta. E ripeto, la parte che è utile è questa. Questa è la parte che è utile. Questa è la parte che è utile. Questa parte qua non serve a far ruotare. Questa è la parte utile. Quindi a me viene da pensare quella, la parte storta. Per me la parte storta, cioè per me, la parte storta è mg seno di teta. Poi il prodotto vettore cos'è? È il modulo del vettore posizione per il modulo della parte utile della forza, e la parte utile è mg seno di teta. Il modulo del vettore posizione è r nel caso del pendolo semplice. Invece l'altro modo di ragionare, un po' tipico dei meccanici, che io non userò, io uso questo metodo di ragionare, solo che ho usato l'espressione inappropriatamente. L'altro modo di ragionare è dire il modulo del momento crocente è il modulo della forza per il braccio di leva. Il braccio di leva è per l'appunto la distanza tra la linea d'azione della forza e la linea che è parallela a quella della forza che passa per il polo, e quella distanza è la seno di teta. Matematicamente è la stessa cosa, semplicemente sto mettendo le parentesi in maniera diversa, d'accordo? Quindi io prima, in maniera scorretta, inappropriata, ho chiamato questa distanza di braccio di leva. No, la distanza di braccio di leva è questo. Quindi, per recitare come la dico io, devo dire la parte utile della forza peso moltiplicato per la distanza del punto di applicazione dall'origine. Punto. Questa è la distanza del punto di applicazione dall'origine. Questa invece è la distanza tra le rette d'azione, tra la retta d'azione della forza e la retta parallela alla prima passata per l'origine. Sono due distanze diverse. D'accordo? Fate quello che volete, al meccanici, probabilmente alla vostra carriera ragionerete così, ma io nel corso ragiono così. Va bene? Matematica è la stessa. Eccolo qua. Questo è un anello, di nuovo potrei portare qua un anello, questo è troppo piccolo, servirebbe un anello un po' più grande. E questo è un anello e voi la montate su un coltello, cioè su qualcosa di affilato, e poi cosa succede? Questo anello qua, quando dove l'anello sia omogeneo di massa m e di raggio r, stessa massa del pendolo semplice, stessa massa del bastone e chiamiamo R, magari la lunghezza del bastone di questa ruota è 2R, vabbè, è un esercizio. Quando il centro di massa, che è qui, è lungo la verticale e lo tengo fermo lì, lascio a presa, l'anello non fa nulla. Se invece sposto l'anello dalla verticale, e qui il disegno forse è un po' più complicato, quindi più facile per me disegnare il cerchio, questo è il centro di massa, e metto il coltello qui, in modo, cioè disegno a ritroso nello stesso senso. Quindi, questo è la verticale, e metto il centro di massa via dalla verticale, a un certo angolo. Se qua non c'è, se non c'è attrito con l'aria e questo punto qui è fermo, cioè potreste pensare che c'è, non so, perché è chiaro che se non c'è attrito potete scivolare. Volete fare in modo che, non so, l'anello abbia, se volete, un piccolo con un buco, no? In cui ficcate un chiodo là, d'accordo? Ok? E si è lubrificato, allora quando mollate la presa, l'anello dondola. È un pendolo fisico,
Ok? E quindi voi cosa fate? Voi scrivete come al solito non MA uguale F, oppure potete anche partire così, perché ogni serie di fisica è partire subito con Newton, MA uguale F, poi dite, ah, questo è un moto rotazionale, quindi devo prendere questo come paradigma, come modello, e scrivere un'equazione appropriata. Per il moto rotazionale non è la massa che mi serve, ma il momento di inerzia, non è x due punti, ma è teta due punti, e non è la forza, ma è tau. Quindi partite pure così, ma come punto di partenza, diciamo è il passaggio zero. La prima equazione è quella sotto, e i teta due punti uguale tau. I è il momento di inerzia, quindi questa equazione dov'è? Questa equazione è nell'asse perpendicolare alla lavagna. Nel piano perpendicolare al moto di questo benedetto anello. Questa equazione è nell'asse Z, sempre l'asse Z, intendiamo l'asse che esce dalla lavagna. Quindi se questo è l'asse X, questo è l'asse Y, è rispetto all'asse Z che esce dalla lavagna. Qui l'equazione è l'asse Z. Dovete sempre tenere presente dov'è quella equazione. Perché l'angolo teta misura l'angolo di rotazione attorno all'asse. E tau, quello che è al termine a destra, è lungo l'asse. Tau o è uscente dalla lavagna o è perpendicolare alla lavagna. In questo caso, in questo fotogramma, dov'è tau? È dentro la lavagna. Siete d'accordo? Sì o no? Dov'è che disegnate il centro? Dov'è che disegnate la forza peso? Nel centro di massa, dobbiamo convincere di questo fatto. Quindi la forza peso la disegno qua, nel centro di massa. È chiaro che sul disco c'è un'altra forza, no? C'è la forza qua che lo sta tenendo. Se non ci fosse il famoso buchetto col chiodo, se non fosse per il chiodo, quello non starebbe lì. C'è un'altra forza. Ma la forza che è qua, che momento torcente ha rispetto a questo punto? Zero! Perché la forza c'è, è anche grande, il chiodo potrebbe cedere, perché se fate un anello di piombo e metti un chiodino, il chiodino potrebbe cedere. C'è una forza, potrebbe anche essere grande, ma ha un momento torcente rispetto a questo punto, zero! Perché la forza passa proprio di là. C'è un'altra forza che non ha, che invece ha un momento torcente, ed è la forza peso. Ma quanta parte della forza peso è utile? Solo mg seno di teta. Quindi di nuovo è solo questa parte della forza peso che è utile, questa parte non ha un momento torcente, d'accordo? Quindi questa parte che è utile è mg seno di teta. Qual è la distanza dal punto di applicazione della forza dall'origine? È il raggio dell'anello. Quindi se il raggio dell'anello è R, quindi il momento torcente è, quindi scrivo l'equazione di Newton in tutta la sua gloria, è il momento di inerzia che dobbiamo ancora dire, perché questo è dell'anello, eh? Il momento dell'anello, quant'è il momento di inerzia dell'anello? Fermi, dobbiamo calcolarlo, tornare indietro a un teorema che ho annunciato l'altro giorno, il teorema degli assi paralleli. Dov'è la signorina del Steiner? Eccola là. Buongiorno signorina. Buongiorno principessa. Scriviamo il momento torcente prima. È meno, perché è un momento torcente di richiamo, vuole far portare indietro. Per me è mg seno di teta, che è la parte della forza peso utile, per non il braccio, ma la distanza del punto di applicazione, ovvero il centro di massa, dal polo, dall'origine. E quello è il raggio del disco. Un meccanico direbbe è mg per il braccio di leva, e il braccio di leva è questa distanza qua, ok? Che è r seno di teta. È la stessa matematica, e se mi do solo la parentesi è messa in maniera diversa, d'accordo? Qual è il momento di inerzia dell'anello? Signorina, teorema Steiner, cosa è il momento di inerzia dell'anello? Il momento di inerzia dell'anello rispetto a quest'asse, rispetto all'asse Z, è, per il teorema degli assi paralleli, cos'è?
il momento di inerzia rispetto a un asse passante per il centro di massa, più un contributo che ha l'immissione di un momento di inerzia, che è la massa dell'anello per la distanza tra gli assi. Quindi l'asse passante per il centro di massa è questo. E qual è il momento di inerzia di un anello fatto così? Tutta la materia è distante dall'asso passato per il centro alla distanza r. Quindi il momento di inerzia è mr quadro, d'accordo? Quindi ICM, d'accordo, ICM più la massa dell'anello per la distanza tra gli assi. Quest'asse e quest'asse distano r, d'accordo? Ma questo quanto vale? Questo vale mr quadro. Perché? Perché tutta la massa è alla distanza r dall'asse e quindi evidentemente è la massa per la distanza comune di tutte le particelle dall'asse elevato al quadrato. D'accordo? Quindi vedete che il momento di inerzia dell'anello rispetto a questo asse è 2mr quadro. Perché c'è questo e questo che guarda caso, perché l'anello è cavo, perché l'anello è fatto così, è... Quindi è 2mr quadro accelerazione angolare uguale a meno la carica gravitazionale gr seno di teta. La carica gravitazionale è uguale alla massa inerziale, a questo r si mangia questo qui, e quindi aiutatemi a non sbagliare, perché quando sono stanco faccio sbagli, ma voi mi fermerete, vero? Quindi c'ho la r, quindi semplicemente meno g diviso 2r seno di teta, corretto? C'ho la 2r che va sotto, questa r si mangia quella, bene? Quindi l'equazione dell'anello è questa, che è un'equazione differenziale omogenea ma non è lineare. Se facciamo partire l'anello da angoli piccoli, possiamo scrivere un'equazione approssimata che invece è lineare, quindi è teta due punti più g diviso 2r teta uguale a 0. Per ispezione so subito, almeno dell'equazione approssimata, cos'è omega 0 quadro. Per ispezione omega 0 quadro dell'anello è uguale a g diviso 2r. E quindi il periodo dell'anello è uguale a 2pi greco 2r diviso g. Ok? Va bene? Va bene? In effetti, se io volessi fare una gara, in effetti uno potrebbe dire, ma questo anello è grande 2r. Confrontiamo cose che hanno tutte la stessa lunghezza, no? Il filo a lunghezza r, il bastone a lunghezza r, prendiamo un anello che ha diametro r. Ok? Quindi cambiamo il conto e cosa diventerebbe? Aiutatemi a non sbagliare, lo sto improvvisando, semplicemente mi sono accorto che l'anello è alla lunghezza doppia del bastone, è una lunghezza doppia del filo, eh? Quindi è più grande. Usiamo in modo che sembrano avere la stessa dimensione, no? Quindi come dobbiamo fare? Allora chiamiamo la lunghezza, questo qua è r mezzi, cioè voglio che il diametro, questo qua non è più r ma la chiamiamo r mezzi, ok? Quindi questo è r mezzi, r mezzi, quindi devo mettere r mezzi dappertutto, r mezzi, r mezzi. E qua dobbiamo mettere R mezzi, quindi attenzione! Attenzione, no? Se volete, se questa che sto facendo vi confonde, fermatevi là. Io sto solo cercando di farvi una specie di esercizio in cui dico che le dimensioni di questi pendoli sono tutte uguali. In questo momento non lo sono, l'anello è doppio, tutto lì. Fatelo da soli, cambio. Che palle. Quindi voglio un anello che abbia la stessa dimensione del bastone e del filo, d'accordo? Quindi l'anello, se uso il simbolo R, il raggio dell'anello è R mezzi, cioè io voglio usare il simbolo R.
Quindi, siamo d'accordo? Cosa cambia qua? Questo va bene perché è la distanza del punto di applicazione della forza, che è del centro di massa, dall'origine. Questo a destra è giusto. Adesso è giusto. Dobbiamo scrivere questo, no? L'anello. Allora, questo è R mezzi, e quindi la distanza comune è R mezzi, quindi il momento di inerzia è la massa dell'anello per la distanza in comune di tutte le particelle elevate al quadrato. Quindi è R mezzi al quadrato, e come vedete è un quarto di MR mezzi. D'accordo? Siete d'accordo? Quindi questo è un quarto di MR mezzi, teta due punti, uguale alla massa, la carica gravitazionale mg seno di teta r mezzi, d'accordo? Aiutatemi a non sbagliarmi adesso, mm, così, d'accordo? Ho questo 4 che va qua e si mangerà uno di questi, quindi ho un 2, un r si mangerà questo e porto di qua la r. Dovrebbe essere questo, qui c'è un 2, quindi ho teta, due punti, uguale a meno 2g diviso r, seno di teta. Siete d'accordo? Qualcuno può dirmi se è d'accordo o no? Perché avendo cancellato mano ho perso la traccia di cosa ho fatto, quindi la riscrivo e a mente mi controllo da solo, visto che nessuno mi aiuta. Questo è un quarto mr quadrato, teta due punti, d'accordo lei? No. D'accordo lei? Dov'è l'errore? Non lo sta facendo. Qualcuno l'ha fatto in conto? È d'accordo con me? No. Sì? Oh, ok. No. Quindi, eh? Professore, secondo me lì dovrebbe essere un mezzo mr quadro delle due punti. Perché sarebbe ICL più un quarto mr quadro. Sì. Cioè qua che è lo sbaglio secondo lei? Sì, perché dovrebbe... Perché io ho la distanza comune è r mezzi. Sì, esatto. Quindi sarebbe un quarto mr quadro più un quarto mr quadro. I zeta. Ah, perché ho dimenticato di non fare il teorema degli assi paralleli. Che cazzo, sì. No, intendeci, quindi questo è corretto, ok? Giusto? Adesso devo aggiungere questo. Ah, ma questo non è R ma è R mezzi, giusto? Perché la distanza degli assi è R mezzi. Oh, signore santo! Quindi questo è sbagliato, questo è il contributo del teorema di Steiner, giusto signorina? Quindi la massa per la distanza degli assi, siccome adesso un asse passa di qua, un asse passa della distanza degli assi è r mezzi, quindi r mezzo al quadrato, questo è un quarto, e quindi un quarto più un quarto fa un mezzo, ok? Quindi questo diventa un mezzo mr quadro, ok? Quindi questo è cacca. Quindi questo 2 va via con questo 2, questo R va via con questo R, con la M va via con la M, e quindi teta 2 punti uguale a meno G diviso R. Interessante! Infatti probabilmente mi sarei accorto perché è risaputo il periodo di un anello è uguale al pendolo semplice. D'accordo? Quindi mi ricordavo che il periodo di un anello è uguale al pendolo semplice. Perché questa è esattamente uguale alla equazione linearizzata, e questa qui, no? Quindi l'anello, mi sarei probabilmente accorto, prima o poi, magari guardando i punti, avrei, oh cazzo, ho detto la puttanata.
Variazione sul tema, così cominciate a capire che in fondo questi esercizi, se uno ha capito l'idea base, sono semplici, non sono affatto difficili. Invece di un anello vuoto, facciamo un anello pieno? Quindi qua avete l'anello pieno in cui avete fatto il buco e qua ci piantate un chiodo e lui oscilla, no? Stessa cosa. Cosa cambia qua? Cosa cambia? È solo il momento di inerzia, perché il centro di massa è sempre qua, quindi qua avrò sempre R mezzi, perché la distanza dal punto di applicazione, adesso abbiamo chiamato tutto questo R, quindi questo è R mezzi, perché sto usando lo stesso R, d'accordo? D'accordo? Questo invece è il contributo che viene dal teorema degli assi paralleli, che era quello l'errore che stavo facendo. Perché il momento di inerzia rispetto a un asse passato per il centro di massa di un disco pieno, disco omogeneo, è un mezzo mr quadro. Quindi ho un mezzo mr quadro, poi ho il contributo della distanza tra gli assi. E gli assi sono per l'appunto distanti r mezzi, quindi ho m per r mezzi al quadrato, e questo è un quarto, giusto? Sto sbagliando di nuovo? Quindi questo è un quarto m r mezzi, e come vedete questo può essere scritto così, ho tre quarti m r mezzi, quindi questo è tre quarti m r mezzi, e lascio voi il conto, va bene? Linearizzatelo voi, va bene? Vedete come questi esercizi sono semplici. Come sono semplici anche queste qua che avevo fatto stamattina con la fibra, perché con la fibra potete immaginare di attaccare in fondo alla fibra cose diverse, sì il bastone con le due masse, ma potreste anche attaccare un anello oppure una ruota. Quale sarebbe il momento di inerzia? Quale sarebbe il momento di inerzia se attacco una ruota con tutta la massa sul bordo, invece questa è sparpagliata? Fateli questi esercizi. Quello del pendolo, un altro, potrebbe essere questo, forse è più facile disegnarlo di lato. Questo è un muro, questo è una piastra così omogenea. Fate un buco qua, quindi questa è la vostra piastra, col buco piantate il chiodo e lubrificate, quindi state tenendo la piastra così, eccolo qua, lo vedete? Quale sarebbe il periodo? Coraggio! Qua cosa cambierebbe? Il momento di inerzia cos'è? In questo caso sapete che il momento di inerzia rispetto a un asse che passa di qua, questo è un terzo m a quadro più b quadro, l'abbiamo fatto, no? Il teorema degli assi perpendicolari uguale, e fatelo voi i passaggi, cioè qual è il periodo di oscillazione di questo oggetto, no? Sono carini questi, tipici di scritte di orale. Due parole su dove si disegna. Ovviamente in questo esercizio qual è la cosa tricky? Dov'è il centro di massa? Perché, attenzione, è un terzo un terzo m a quadro più b quadro teta 2 punti. Poi avete certo meno mg la parte utile. Poi però se avete la distanza del punto di applicazione dal buco, e il centro di massa è qua, quindi questa distanza quant'è? Quindi dovete fare, questo è b mezzi e questo è a mezzi, quindi questa distanza quant'è? Ho
Ok? Pensate, usate la testa, fate i passaggi voi. Quindi due parole su perché il centro di massa, perché la forza peso è nel centro di massa. La forza peso si disegna nel centro di massa. Se sforo lo farò martedì. Attenzione, ok, attenzione, allora sia questa particella e questa particella ha due particelle di un sistema, particella iesima e geiesima, appartengono al sistema, ok? Allora, su questa particella esiste la forza che nasce dall'interazione di questa, quindi questa è la particella I e questa è la particella J, questa è la forza che la I sente dovuta alla J e questa è la forza che la J sente dovuta alla I. Queste sono forze interne. Se vi ricordate, vi ho detto dall'inizio, quando abbiamo parlato delle leggi di Newton, come le ha raccontato, non Newton, ma come le ha raccontate Mach, il signor Mach. Una delle cose che vi ho detto è che se avete due particelle che stanno interagendo, le loro accelerazioni sono antiparallele. Vi ricordate? Ma se questa è una particella e questa è un'altra particella, avevo detto che non basta che l'accelerazione di una... queste d'accordo sono antiparallele, due accelerazioni di modo diverse, ma potrebbero essere antiparallele queste, dove che so, questa va di qua e questa qua va di qua. Vi avevo detto che devono essere antiparallele, ma lungo la linea che congiunge due particelle. Quindi la forza che la particella 1 sente tutta da 2 è lungo la linea che congiunge la particella I con la particella J. Eventuali forze esterne, se queste sono forze esterne, la somma di queste diventa la forza esterna sulla particella 1 e queste sono forze esterne sulla particella J e la somma di queste è la forza esterna sulla 2. Queste qua invece possono avere la direzione del cazzo, lascia dare l'interazione della J con altre particelle in giro per il mondo non appartenenti al sistema. Allora, deve essere chiaro, lascio a voi fare la dimostrazione, lascio a voi di fare la dimostrazione perché siete così maleducati, che la derivata del momento della quantità di moto di un sistema è uguale al momento torcente delle forze esterne. Mi metto tra virgolette, in uno spirito molto simile a come ho messo tra virgolette le forze esterne che agiva sul sistema. Quindi, se il momento esterno delle forze esterne, il momento delle forze esterne vale zero, allora il momento a qualità di moto del sistema è costante. Se è diverso da zero, non è costante. Le forze interne non fanno momento torcente. Pensateci, la base della dimostrazione è questa. Se questa è la particella I e questa è la particella J e appartengono al sistema, e questa è la forza FIJ e questa è la forza uguale contraria FJI, e questo è un punto che chiamate origine, e qualcuno vi chiede qual è il momento torcente di quelle due forze, voi capite subito che quelle due forze hanno un momento torcente rispetto all'origine zero. Perché? Questa è la posizione della particella, chiamiamo 1 e 2, dai, senza usare notazione troppo difficile per voi che avete magari... siete stanchi, questa è la particella 1 e questa è la particella 2, questa è la forza che la 1 sente tutta la 2, questa è la forza che la 2 sente tutta la 1, va bene? Adesso vi chiedo, qual è il momento torcente che la particella 1 sente per effetto dell'interazione con la 2? Voi cosa fate? Definizione, il momento torcente che la particella 1 sente dovuto all'interazione con la 2, cos'è? È il vettore posizione della particella 1, perché la forza applicata qua,
Quindi è il vettore posizione che va dall'origine al punto di applicazione della forza, prodotto vettore F1, 2. Qual è il momento torcente che la particella 2 sente per effetto dell'interazione con la 1? Il momento torcente che la 2 sente per effetto dell'interazione con la 1 è il vettore posizione del punto di applicazione della forza. La forza è applicata qua e quindi è nella particella 2. Quindi questo è il vettore posizione della particella 2. Prodotto vettore F2, 1. Adesso, qual è la somma di questi due? La somma di questi due è tau, la somma, chiamiamo somma, è uguale a tau 1 più tau 2. La stanchezza comincia a fare effetti. E questo è uguale a R1 prodotto F1, 2 più R2 prodotto per, mannaggia me, fatica, fretta e stanchezza fanno brutte cose, eh? Questa è una dimostrazione che chiedo a tutti. Adesso cosa fate? Visto che F2 e 1 è uguale e contraria a F1 e 2, questa qua può essere riscritta come questa, ma col cambio di segno. Quindi avete R1 prodotto F1 e 2 a più R2 prodotto meno F1, 2. Questo e questo sono in comune, proprietà distributiva del prodotto vettoriale, posso accantonare a destra, mi raccomando, perché il prodotto vettoriale è anticommutativo, lasciare a destra quello che è a destra e lasciare a sinistra quello che è a sinistra. Quindi posso mettere F1, 2 in comune a sinistra, quindi ho R1 meno R2 che moltiplica il loro F1, 2 in comune. Adesso lo studente quadratico medio deve potermi dire quanto vale questo per superare l'esame. Se non lo sa, lo caccio. Quanto vale? E perché? Quanto vale e perché? Cosa vale questo? Ovviamente è un punto di domanda vettoriale, eh? Che vettore è quello? Signorina, inquadri quella formula. Grazie. Oh signora, vedo. Eh? Quanto vale qualcuno? Eh? Perché? Perché corrisponde al delta R, R1 meno R2. Hanno la stessa direzione, cioè non sono vettori storici e quindi non individuano un piano. Ho promosso. L'ha detto proprio bene, che non sono storti. Complimenti. È il vettore nullo. Cosa deduco? Fate tesoro questo, che le forze interne di un sistema non sono capaci di farlo ruotare. Le forze interne non sono capaci di ruotare. Questa è la prima cosa, ok? Se volete fare accelerare angolarmente una cosa, avete bisogno di forze esterne, perché forze interne non la faranno mai ruotare. Saranno forze esterne a farlo accelerare angolarmente, a farlo ruotare. Quindi per avere la derivata rispetto al tempo del momento della quantità di moto del sistema diverso da zero, servono forze esterne e devono avere un momento torcente. Se non ci sono forze esterne, perché il sistema è isolato, le forze interne, eppure che ci sono, non sono capaci di far accelerare angolarmente il sistema. Prima cosa. Adesso, questo è di nuovo il solito sistema. Eccolo qua, particella 1, particella 2. Immaginate che il centro di massa sia qua. Quindi voi potete dire che questa particella ha una massa più grande di quella, potete anche dire di quanto, in base al disegno. Siete responsabili di questo. Adesso, la forza tra di loro, le forze di interazione tra di loro non sono capaci di far accelerare angolarmente la quantità di moto. Probabilmente sforerò, quindi dovrò continuare. Se questo è il pianeta Terra, quindi voi siete qua, disegnate la forza peso delle particelle. La forza peso è proporzionale alla massa delle particelle. Ok?
te, perché è l'unico modo per garantire che quando la forza peso agisce tutti i corpi avranno la stessa accelerazione. Quindi supponiamo che questa qua che massa ha rispetto a questo? Circa 2, ok? Immaginate che m2 sia uguale a 2m1, quindi metterei lì il centro di massa, ok? Adesso disegnate la forza peso, va verso il basso, vedete che la persona inclina così, disegnate delle frecce che devono essere fatte in scala. Quindi la forza peso, dov'è il gesso? Questo qui ha una massa doppia di questo, il centro di massa è là. Quindi la forza gialla, la freccia gialla che devo disegnare qua, deve avere il modulo doppio di quello. Quindi se questo è, se disegno questo, questo deve avere il modulo doppio. Ci siete d'accordo? Deve essere molto chiaro questo. Adesso descriviamo il momento e qualità di moto. Come diceva Cambron nella battaglia di Waterloo, sapete cosa ha detto? Disse merda. Io voglio il momento della quantità di moto rispetto al centro di massa del sistema, anzi ho usato la notazione qua S qua giù e il CM qua su, non mi ricordo che cazzo ho messo, cioè non importa, chiaro, deve essere una notazione chiara dal contesto, okay? Io voglio il momento della quantità di moto del sistema rispetto al centro di massa, ok? Quello cambierà nel tempo se ci sono momenti di forze esterne. Forze esterne ci sono? Sì, la forza peso. Quelle due particelle interagiscono tra di loro, ma interagiscono la Terra, e la Terra non fa parte del sistema. Quindi ci sono le forze esterne. Eccole là, quelle gialle sono forze esterne. E vi sto chiedendo, quelle forze gialle hanno momento torcente rispetto al centro di massa? Perché se ce l'hanno, allora il momento a qualità di moto del sistema non sarà costante, cambierà nel tempo. Se invece il momento a qualità di moto è zero, il sistema non cambierà il suo momento di qualità di moto. Allora, rispetto al centro di massa, qual è il momento a qualità di moto di questo? Il vettore posizione è così. Eh? Qual è la direzione del momento a qualità di moto di questa forza rispetto a qua? Esce dalla lavagna! Qual è il momento a qualità di moto di questa forza? I colori sono troppo simili. Blu. Il momento di questo esce dalla lavagna, mentre questo entra. C'è una competizione. C'è una competizione. I momenti delle forze esterne sono in competizione. E i loro moduli sono assolutamente uguali. Non mi credete? Visto che l'ora sta finendo, pensate al, come si chiama, l'altalena, il dondolo? Qua avete un signore che ammassa due volte questo qui. Quindi la forza gialla, se questo è così e questo è così, questa freccia ha un modulo doppio di questo. Dov'è il centro di massa? È più vicino a qua, ma che proporzione c'è tra la posizione di questo, tra questo segmento e questo segmento? 2-1. Quindi se dobbiamo disegnarlo bene, io propongo un punto così, vediamo se è giusto. Quasi, quindi forse qua. Sì, il centro di massa è circa qua. Quindi il momento torcente di questo esce, il momento torcente di quello entra. Ma qual è il modulo? Visto che gli angoli sono 90 gradi, perché io ho semplificato la geometria qua, cos'è? Questo angolo qui è uguale a quest'angolo, no? Quindi quello che sto per dire qua, convincetevi in questo disegno. Sto passando qua solo perché è più rapido, mi manca poco. Ma quello che dico qua è vero anche qui. Qual è il modulo di questo momento torcente? Il modulo cos'è? Usiamo il linguaggio dei, dei meccanici. Qual è il braccio di leva? Questa è la forza. Facilino. Sto correndo perché so che sta per scadere l'ora. Eccolo. Lo so che è finita, ma io non ho finito.
anzi rallento apposta. Qual è il braccio di leva? È un certo valore. Qual è il braccio di leva? È il doppio. Qual è questa forza? È metà. Questa forza è il doppio di questo, ma questo braccio di leva è metà di quello. Quindi i moduli sono uguali. E infatti, se voi mettete il vostro cerniera là, siete in equilibrio, non ruoterete. Quindi la forza peso è incapace di far ruotare il sistema attorno al centro di massa, perché questo momento torcente, questo momento torcente sono opposti e hanno esattamente lo stesso modulo. Morale, ovviamente lo dirò meglio martedì, ma la morale è questa: se questo è un corpo di forma qualsiasi e qualcuno vi chiede di disegnare la sua forza peso, siete obbligati, se il centro di massa è qua, siete obbligati a disegnarlo qui. Perché se la disegnate da qualche altra parte, state dicendo che ha un momento torcente rispetto al centro di massa e state dicendo che accelererà attorno al centro di massa. Siete obbligati a disegnare il centro di massa. Disegnarlo altrove è un errore, perché disegnarlo altrove vuol dire che la forza peso ha un braccio di leva rispetto al centro di massa. E quindi state dicendo, disegnando la freccia a cazzo, state dicendo che la forza peso è capace di far accelerare angolarmente le cose. E non è vero, non è vero, non è vero. Quando porterò martedì il bastone lo farò vedere. Gli oggetti, quando volano per aria, se stanno già ruotando, la loro momento a qualità di moto non sta cambiando. Perché? Perché la forza peso è nel centro di massa. Io mi fermo qua, ma meditate su questo. Non potete disegnarlo dove vi pare, dovete disegnarlo nel fottuto centro di massa, che è un concetto così profondo che manderò via un'altissima percentuale di voi su questo concetto qua. Sul concetto di massa, sul concetto di dov'è il centro di massa, sul concetto di forza peso, perché il centro di massa, perché la forza peso deve essere disegnato qua e non qua, non qua. Quante persone cadranno su questa buccia di banana? Ci vediamo martedì.